Non sente niente. È una traduzione, quindi una traduzione voluta e non solo legato a quello che è accaduto nel passato, nel senso della costruzione dei rapporti ultimi che ci sono stati col mondo del consumerismo, col mondo delle autorità, anche da parte del sistema delle camere di commercio, ma anche una prospettiva per il futuro. Io intanto do il saluto e porto lo studio del Presidente Robello, che oggi, questa mattina, avrebbe voluto essere qui, anche oggi invece è stato trattenuto da un comitante, come si dice, altri impegni istituzionali in un altro posto, in un'altra sede. Ed è un saluto che non vuole entrare nel merito, ovviamente, perché il convegno è ricco di temi e di spunti, però può sottolineare l'attualità del tema del rapporto di quest'anno, sia quello legato all'utilizzo e alla valorizzazione dello strumento dei big data in una economia in cui, diciamo, la dimensione dei social network è diventata così importante, e la dimensione soprattutto della raccolta delle informazioni, che è ormai un fenomeno che alcuni grandi player praticano costantemente. Ma anche perché questo aspetto dei big data assume una dimensione un po' particolare quando si parla di big data, che riguarda da un lato la sfera della persona, quindi non solo i fenomeni sociali ma anche i comportamenti individuali, che però si entra all'interno di un volto normalmente considerato da rispettare in senso assoluto, almeno nelle democrazie occidentali, non dappertutto nel mondo, ma sicuramente nelle democrazie occidentali. E dall'altro perché c'è una dimensione particolare che per esempio riguarda le telecamere di commercio, quando i big data provengono da archivi o da scambi di informazioni su matrice pubblica. Il registro delle imprese è una di queste dimensioni importanti, che raccoglie dati sempre più ricchi di particolari della vita e dell'attività delle imprese su base legale ovviamente, ma che rende così disponibile un archivio costantemente aggiornato a qualunque operatore voglia utilizzarlo. Quindi c'è tutta una dimensione importante, ovviamente il rapporto ne esamina più che altro, perché voi affronterete questo tema in lungo e in largo. Così come per le fake news, perché è vero che il fenomeno ha una dimensione del tutto nuova e moderna, che in questi giorni, anzi di oggi, sui quotidiani, le iniziative che anche in Italia si intende o si programma di assumere per ripararsi dal rischio dell'utilizzo delle fake news per falsificare il mercato elettorale, sostanzialmente la costruzione della democrazia. Però diciamo che il tema della verità, della realtà, della verità reale e della verosimiglianza è un tema fortemente critico di tutti i sistemi, sia democratici che di mercato. La democrazia si regge sul fatto che le convinzioni individuali si possano formare liberamente su base di effettiva realtà, di conoscenza dell'effettiva realtà dei fenomeni, per cui se tu intralci, ti intrometti in questo delicatissimo processo, intralci la costruzione del consenso libero, che è la base su cui si fondano le democrazie. Ma anche la verosimiglianza dei dati e dei fenomeni riguarda la libertà del mercato. Adesso è chiaro che è un fenomeno del tutto diverso, ma in fondo tutta la crisi del 2007 è nata su una gigantesca fake news che circolava solo tra ambienti, peraltro esperti, conoscitori profondi di questi problemi. La gigantesca fake news che anche un non abbiente potesse ripagare nel tempo un credito a lui concesso quando questo diventava poi su scala generale, cosa che abbiamo visto dimostrato falso, e che probabilmente coloro che in quella fase hanno utilizzato questa fake news per costruire una crescita economica che è stata importante ma che poi si è vista la fittizia, avevano consapevolezza che fosse non del tutto vera, anche se verosimile poteva sembrare la notizia. Quindi il tema è storico, anche se ha questa caratterizzazione di profonda attualità derivante dal fatto che le barriere dell'esperienza, dell'expertise nei social network cadono. Chiunque può diffondere una notizia e chiunque può essere ritenuto credibile, non c'è più l'autorevolezza della fonte che fa un po' da schermo alla verità della notizia. Temi importantissimi. Quindi io mi fermo perché non voglio, tra l'altro sono temi che hanno profonde delicatezze, sfumature di profonda delicatezza nella vita comune, sociale, economica, civile. Io dico questo, ed è l'ultimo passaggio
che faccio, un tema che ci vede profondamente sensibili anche col mondo delle camere di commercio, diciamo con il mondo rappresentativo del sistema imprenditoriale, per i motivi che ho detto poc'anzi, e cioè che una libertà di mercato, una vera libertà e una vera democrazia economica non si possono reggere se non c'è un fondamento di verità all'interno della costruzione sociale. Le camere di commercio hanno girato, hanno fatto il giro di boa, non sono più le vecchie camere di commercio, le nuove camere di commercio hanno avuto il mandato dal governo di investire di più sul tema del digitale, della costruzione appunto dell'utilizzo dei dati per semplificare la vita del cittadino, in questo caso del cittadino imprenditore, e sulla necessità di intervenire in modo più professionale su una serie di fenomeni con i quali, sui quali tra l'altro collaboriamo con molte delle, con alcune delle autorità, per esempio in tema di risoluzione delle controversie. Di recente il governo ci ha chiesto di intervenire anche sul fronte della composizione stragiudiziale e preventiva delle crisi di, da sovraindebitamento, delle crisi di difficoltà economica. Su questo stiamo lavorando col governo. Diciamo in una composizione, in una formulazione, scusate, del ruolo della Camera di Commercio, che è quello che voi siete abituati a conoscere, di mente terzo, attento al fenomeno, ai fenomeni reali che accadono nell'economia, ma pur sempre con un ruolo di regolatore, tra virgolette, diciamo un ruolo di amministrazione imparziale, più propriamente, per dirla più propriamente, che è quello sulle quali le Camere hanno lavorato. Quindi, buon lavoro, noi siamo qui, seguiremo i lavori con molta attenzione. È una tradizione, dicevo, che è vecchia, ma che io spero, conto, confido che possa proseguire anche nel futuro, perché è stato di reciproco, fecondo per tutti, per noi è stato fecondo, immagino e spero che il rapporto con le Camere di Commercio abbia avuto qualche ragione di utilità, di fecondità, anche di, come dice, di ibridazione di valori anche per voi. Grazie. Grazie, grazie a tutti voi di essere qui. Naturalmente grazie a Unión Camera che ci ha come tradizione ospitato. È l'undicesima edizione di questo nostro lavoro, di questo lavoro di Consumer Forum, e quindi devo fare intanto dei ringraziamenti a tutti quelli che lo hanno reso possibile anche quest'anno, intanto al gruppo di ricerca di Roma Tre che ha coordinato dal professor Bassan, che ha curato la ricerca commissionata da Consumers Forum, che ha trattato al nostro convegno. Grazie al direttore di Nova 24 che ha accettato di moderare questo confronto, era la persona più esperta che potessimo trovare per fare questo tipo di ragionamenti, al punto io lo considero quasi un operatore aggiunto insieme a tutti i relatori. Sono molto onorato e grato anche per i riconoscimenti ricevuti da Consumers Forum per questo evento da parte del Presidente della Repubblica, della Presidenza del Consiglio, del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, e naturalmente ringrazio i relatori che hanno accettato di confrontarsi con le tante domande. Io vengo dal mondo dei consumatori, delle imprese. Oggi volevo anche fare un pensiero speciale per la dottoressa Pellizzi, che doveva essere qui ma che è stata colpita da un grave lutto improvviso. E poi voglio ringraziare anche la nostra struttura di Consumers Forum, che diciamo, per l'impegno organizzativo, e i soci di Consumers Forum per le risorse con cui alimentano i nostri lavori e soprattutto per le idee e per i lavori che mettono nel Consumers Forum, che diciamo, ci portano poi ad oggi. Il tema di quest'anno, che è il tema della ricerca, che oggi presentiamo e su cui sentiremo l'opinione dei relatori, è diciamo, in logica continuazione con quello che abbiamo esaminato negli ultimi anni, quando abbiamo affrontato le conseguenze della digitalizzazione dei mercati, prima con lo svilupparsi della sharing economy, poi con la strutturazione della sharing economy che è avvenuta anche grazie ai social media e che ha dato vita a vere e proprie multinazionali digitali di servizi e di
del mondo della distribuzione. Noi abbiamo visto come tutto questo abbia avuto un impatto molto forte, nel bene e nel meno bene, per i consumatori e per le imprese tradizionali, anche quelle più avanzate. È un tema di quest'anno molto connesso con le analisi degli anni scorsi, però nello stesso tempo lo affrontiamo da un punto di vista nuovo, ulteriore, che è diventato centrale proprio come conseguenza di alcuni nostri comportamenti individuali, e cioè come conseguenza della raccolta, dell'elaborazione, del trattamento dei miliardi di informazioni personali che, diciamo, quasi inconsapevolmente, lo metto tra virgolette, rilasciamo ogni giorno con le ricerche che facciamo sul web, che consegniamo sulle varie piattaforme stimolando contratti di ogni genere, che diffondiamo attraverso le nostre pagine personali di social media, con i nostri acquisti online, usando carte di fedeltà, iscrivendoci ai newsletter, scaricando applicazioni di gioco e di varie attività, eccetera, 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 comportamenti nostri individuali liberi con i quali consegniamo una quantità, penso miliardi, non so neanche diciamo per quantificare, miliardi di informazioni personali, e sicuramente lo facciamo con una, diciamo, consapevolezza che cambia da soggetto a soggetto, da persona a persona, da momento a momento in cui lo facciamo. Probabilmente anche la situazione dei consumatori, questo dico che vengono da quel mondo, sono un po' responsabili di questa scarsa consapevolezza anche sul valore economico dei dati, e le associazioni dei consumatori forse dovrebbero farsi un po' più carico di quanto non hanno fino adesso, di questa responsabilità di informare i cittadini sull'importanza dei loro comportamenti, perché tutto questo genera una serie di conseguenze, anche qualche serio e nuovo problema, non soltanto di privacy, sicuramente la privacy è al centro di questi ragionamenti, ma come vedremo la raccolta, il trattamento, l'utilizzo di questi volumi enormi di dati ha letteralmente cambiato il volto di alcuni mercati, e dal punto di vista dei consumatori ha cambiato anche la loro condizione di contraenti, che secondo me dopo un periodo in cui, grazie anche a tante norme che sono state messe in campo per rendere il consumatore più consapevole delle proprie responsabilità, adesso a questo punto forse stiamo tornando indietro e diventa di nuovo più debole, quindi perde terreno. È un tema che personalmente, diciamo, mi affascina, e non è per caso che ho un appunto, perché altrimenti forse vi dovessi parlare di quello che mi viene in mente su questo, sforerei i tempi che ci siamo dati e che faccio una brutta figura di leggere, ma insomma vale la pena. In alcuni frangenti il consumatore digitale è nella condizione di integrare, grazie alle ricerche che può fare sul web o per esempio da una lettura sapiente di quello che dice dello smart meter del suo impianto elettrico, potrebbe integrare la propria consapevolezza e quindi esercitare una maggiore libertà di scelta. Però in altri casi invece è manipolato dalle fake news. In altri ancora si trova di fronte come contraente o un monopolista delle informazioni e dei dati, se ne trova anche pochi di soggetti di questo genere di fronte, diciamo, se non è un monopolista è sicuramente un oligopolista, e i quali avendo tutte le informazioni che si possono avere sul suo cliente sicuramente si mettono un rapporto contrattuale molto scomparato, e la libertà di scelta del consumatore è, diciamo, soggetta a rischio. Le autorità di garanzia e di regolazione che oggi si vedranno qua sono tutte quante in vario modo ma fortemente investite, direi sfidate da questa rivoluzione digitale,
e la loro attività di tutela dei mercati dei consumatori è sempre più difficile, cospazza di difficoltà, di rallentamenti, e ne parleremo. È questo veramente il centro del nostro discorso di oggi. Ciascuno di loro, di questi organismi, è chiamato a reinventare ogni giorno il proprio ruolo e anche il modo, diciamo, di intervenire, i propri strumenti di intervento, e si deve cimentare con una internazionalizzazione dei problemi che riporta sicuramente a ragionare al di là dei confini nazionali e forse anche europei, anzi sicuramente, ma comunque già la dimensione europea è una dimensione interessante, e comunque impone di fare accordi, collaborazioni, stringere, diciamo, rapporti sempre più ampi con i rispettivi omologhi del resto del mondo. Questo è un lavoro non sempre possibile, non sempre riesce nel migliore dei modi. Queste collaborazioni a livello nazionale e internazionale sono il pane quotidiano per i regolatori, ma non sono sempre fluide, tempestive, efficaci, prive di obiettivi e complicazioni. Basti pensare ai conflitti tra ordinamenti giuridici nazionali che non si riconoscono tra loro e che non condividono nemmeno gli stessi, diciamo, principi base del diritto. Quindi emerge questo primo tema. Poi c'è un altro, che è quello della rigidità delle diverse competenze delle singole autorità e i diversi poteri che hanno, perché queste differenze, per esempio, ne indeboliscono, diciamo, e ne rallentano gli interventi quando le azioni impattano sulla competenza di due autorità. Già devono individuare i confini, diciamo, delle loro competenze e trovare un momento di dialogo per arrivare ad avere, diciamo, un intervento fattivo. C'è poi la questione del monopolio invernale della raccolta e del possesso di dati economici nelle mani dei gestori dei servizi pubblici, di alcuni importanti servizi pubblici, che ne rende di fatto impossibile la contendibilità da parte dei possibili concorrenti, cioè l'incumbent oggi secondo me è più incumbent che mai, perché sa tutto, mentre i suoi concorrenti non sanno. E questo è un tema pure importante, capire di queste conoscenze che cosa deve essere messa a disposizione anche dei concorrenti. Ma ci parlerei. I diversi poteri dei regolatori, poteri di regolazione e di sanzione in mano a ciascuna autorità, sono tutte quante diverse, hanno tutte quante una struttura diversa, poteri di capacità differenti, diventa un driver del business digitale che si sposta con una rapidità, un'agilità che una organizzazione pubblica non può avere, da un settore all'altro, passando all'altro, le regole sono assenti o più deboli, e dove il consumatore è meno tutelato, questo è un altro tema che dobbiamo tenere presente. Quindi già oggi i regolatori hanno a che fare con la difficoltà di dover classificare addirittura nuovi paradigmi di responsabilità e i rapporti classici che siamo abituati a pensare tra professionista e consumatore, perché nell'economia digitale questa posizione certe volte è confusa. Poi quando entrano in campo Internet of Things e intelligenze artificiali, che i cui algoritmi, diciamo, si nutrono di big data, le complicazioni aumentano. E lo vediamo bene nel mondo della finanza, delle assicurazioni, dove fluiscono monete virtuali, fintech e insurtech, a rendere, diciamo, opachi gli scenari da regolare, e quindi nuovi e anche opachi. Io sono, appunto, come dicevo, molto affascinato da vivere questa stagione dell'economia, di tutta anche la nostra vita quotidiana, insomma, di tutti i giorni, che è in febbrile mutamento, con novità che trovo interessantissime, trovo appassionanti, apprezzo innumerevoli vantaggi
di tutto questo, perché non ce lo dobbiamo negare, la nostra vita è semplificata qua è in tanti aspetti, quindi, però non mi posso nascondere alcune preoccupazioni che ho, anche la mia personale impressione, che te la dico perché ho questo palco che viene approfitto, non è certo per questo che si deve di questo, insomma. Però me la rappresento per aver letto la ricerca, per aver seguito i lavori di questi anni di Consumers Forum. Io, diciamo, un soggetto attivo nella tutela dei diritti dei consumatori e insieme, diciamo, sensibile alla sostenibilità, all'equità dei mercati, la mia impressione è che il sistema delle autorità nel quale io oggi, diciamo, che lo vivo come un presidio tranquillizzante, questo lo voglio dire, però penso che sia in affanno e che debba essere, diciamo, oggetto di una riflessione attenta, anche coraggiosa e tempestiva possibilmente, prima che il futuro e poi il futuro che già è presente travolga un po' queste difese e renda le autorità sostanzialmente inermi di fronte ai giochi più importanti e quindi relegate magari al dettaglio della piccola regolazione, mentre nel frattempo le cose più grandi vanno avanti. L'aspetto che le autorità possano contare su maggiori strumenti di ricerca e di intervento, su risorse e poteri anche nuovi, che siano all'altezza delle nuove situazioni, mi aspetto anche delle difese più forti, questo lo voglio dire, contro i frequenti attacchi alla loro indipendenza. Ecco, leggendo la ricerca di Roma 3, la stessa dimensione nazionale di queste istituzioni, ho già, diciamo, accennato, mi sembra sempre di più un ostacolo alla loro piena operatività ed efficacia, e oggi sentiremo sicuramente quello che ci affanno, diciamo, nei rapporti con il resto dell'Europa per questo. Comunque meglio di me di queste cose stanno riflettendo i nostri relatori, quindi io mi fermo qua, siamo qui per ascoltare loro. Intanto io però vorrei sentire quale quadro della situazione è scaturito dai lavori dei ricercatori di Roma 3, e quindi cedo la parola intanto a Liliana Rossi Carleo, che da sempre, diciamo, professore medico di diritto privato a Roma 3, da sempre, diciamo, segue i nostri lavori di guida insieme al professor Bassano, e poi insieme al professor Bassano più centratamente sulla ricerca. Grazie.